Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, anzi buongiorno, hi boys and girls. Eccoci qua, siamo nello spazio, cosa stiamo facendo? Vedete un computer portatile, un adattatore e una micro SD da 16 giga. Non preoccupatevi, non facciamo niente su PC. O meglio, non direttamente, però utilizzeremo il mio portatile. Perché cosa andiamo a fare? Io innanzitutto ringrazio Stefano Briccolani di tutte le indicazioni, vi metto il video suo nel link in descrizione, il link del suo video in descrizione, perché continueremo col PI Storm e il Raspberry Pi 3A+, con l'Amiga 500 muletto e con lo scopo poi di andare a installare il tutto, il PI Storm e il Raspberry, con questa micro SD che andremo a inizializzare e creare tutto l'ambiente con EMU68 su una partizione FAT32. Scusate. Ok. Per far questo, cosa ci serve? Ovviamente un computer, un adattatore, una micro SD e un programma che è già residente in Windows, cioè la shell di Windows. In particolare andiamo sul pulsante Start, col tasto destro facciamo PowerShell Administrator e, ok, da PowerShell si vede abbastanza bene, spero di sì. Ok, va bene, entriamo nel programma di Spart. Ok, diciamo di Spart e viene fuori il prompt di Spart. Cosa dovremmo fare? Per utilizzare la micro SD sul PI Storm con l'EMU68 avremo bisogno di almeno due partizioni, una FAT32 e una RAW ID76. La FAT32 conterrà tutti i file dell'EMU68 per emulare la CPU. Ecco, vi preannuncio che sulla Amiga 2000 metterò solo l'emulazione CPU, non l'RTG per il momento, perché voglio tenerlo originale, e al limite una partizione di backup e boot alternativo sulla micro SD. E quindi per questo dovremo creare una seconda partizione RAW ID76 per Amiga, che andremo a formattare la tua Amiga. Allora, dopo aver digitato di Spart, andiamo a vedere i dischi che ci sono collegati al computer. Quindi digitiamo list spazio disk. Nel mio caso vediamo il disco 0 e il disco 1. Attenzione, guardate molte volte prima di eseguire le operazioni successive, onde evitare di formattare il disco Windows o cancellarlo. Nel mio caso il disco 1 è quello da 14 giga. Disco 0, quello di Windows, sono 298 giga. Diciamo che in questo caso, avendo una micro SD piccolina, è un po' difficile sbagliarsi sul disco, ecco. Quindi diamo il comando select disk 1 nel mio caso. Se però avete altri dischi connessi, può essere che sia il 2 o il 3 il vostro. Ok, il disco automaticamente selezionato è il disco 1. A questo punto, per sicurezza, facciamo un altro list disk. Select
Qui ogni volta è un problemino, perché come vedete stai disco 1. Ok, adesso è venuto l'asterisco. Controllate che ci sia l'asterisco sul disco che volete inizializzare. A questo punto diamo il comando, mi sposto un po' su, clean, crea, ok, per ripulire tutto il disco, pulitura del disco completata. Ok, ora cosa ci serve? Creare una prima partizione, quella della FAT32. Col comando create partition, primary, size, e gli diamo la dimensione size uguale, nel mio caso mettiamo 2 giga. Quindi 2000, invio, ok, creazione della partizione specificata completata, perfetto. A questo punto dobbiamo selezionare la partizione che abbiamo creato, quindi diamo select. Partition 1. La partizione attualmente selezionata è la partizione 1, perfetto. Rendiamola attiva. Active. Partizione correttamente contrassegnata come attiva. Ok. Adesso in alcuni casi potrebbe uscirvi che viene riconosciuta da Windows, si apre la cartella, chiudetela, in questo caso non me l'ha fatto. Diamo un format, formattiamolo in FAT32. Format quick, veloce, aspettate, spazio, quick. Ok, fs file system uguale FAT32 e basta, sì. Andiamo invio, perfetto, come vedete ha formattato il disco e ha aperto anche il disco. A questo punto cosa dobbiamo fare? Chiudiamo il disco che ha aperto. E diamo il comando ASCII per assegnare una lettera al disco. Ok, assegnazione della lettera di unità o del punto di montaggio completata. Ora, nella fase 2, cosa ci interessa? Come vi dicevo, dobbiamo creare un'altra partizione per Amiga, RAW come il D76, quindi diamo ancora il comando create, partition, primary. ID uguale 76, questa verrà riconosciuta dall'EMU 68 lato Amiga. Vediamo. Ah, nessun disco, vedi, può capitare sta cosa, selezionato, quindi facciamo list disk. Ok, infatti non è più selezionato.
Select disk 1. Ok. This disk, ok, adesso c'è l'asterisco. Create partition primary, ridiamo il comando, create partition primary di 76. Creazione della partizione completata, ok. Può capitare come vi dicevo. A sto punto direi di uscire dal PowerShell, cioè in realtà da Dispart con exit, ok, chiudiamo PowerShell se non dobbiamo più usarlo, andiamo a vedere se è stato creato il tutto correttamente. Tasto destro su Start e diamo gestione disco, se scegliamo gestione disco di Windows, e a questo punto come vedete sono state create due partizioni, una da 1,95 giga fa 32 e un'altra RAW da 12 giga e rotti che servirà alla tua amiga. Perfetto, ora cosa facciamo? Semplicemente andremo a copiare nella partizione FAT32 che qui si può aprire tutti i file necessari delle, per le V68. Io ce le ho qui, eccoli qua. Tra l'altro ho già copiato dentro anche il Kickstar che ho rinominato come Kick31, il quale viene però chiamato dal config all'ultima riga, vedete qua, int transfs kick31 rom, qui viene cercata la rom con il nome e deve essere uguale a quella del file. A questo punto cosa facciamo? Semplicemente dopo aver scompattato l'archivio, aggiunto il kickstar e modificato eventualmente il config, non dovete fare altro che, cioè, il file lo scaricate da GitHub, comunque vi lascerò il link in descrizione, ma negli altri video ho già messo tutti i link, e non facciamo altro che incollare tutti i file delle V68 per emulare la CPU, e in più creiamo una cartellina che chiamiamo di condivisione, come volete potete chiamarla. Qui ci possiamo mettere dentro tutti i file utility che ci possono servire poi per utilizzare la tua amiga. Ad esempio io qua ho FAT95, GrabKick, Kickstar, lh.run scaricato da Aminet, è molto importante MontFAT, poi Picasso 96 per il futuro, e niente, per il momento non mi viene in mente più nient'altro. Comunque dovesse servire qualcos'altro, c'è questa cartella di scambio e ho copiato questo. Io ho creato anche un dischetto che andremo a vedere però poi lato Amiga. Per il momento è tutto, questa è la prima parte di questo video, continueremo con la seconda parte. Io appunto in realtà avevo già questo disco CF Rescue, ho aggiunto la MontFAT di Kotter con cui montare il lato, e in più il driver che viene utilizzato, ma comunque lo vedremo, per formattare la micro SD. Niente, a tra poco andremo a provare sulla mia scheda muletto del 500 se parte tutto. Eccoci qua, come vedete ho inserito la micro SD da 16 giga nel PL Store con Raspberry sull'Amiga 500. Qui c'è anche la cavo HDMI, ma in questo caso non servirà. Allora andiamo a accendere, adesso vi piazzo in favore di monitor e andiamo a accendere e vediamo se parte. In questo caso dovrebbe partire il kickstart. Perfetto, bingo, è partito il kickstart 3.1 che abbiamo inserito come file nell'SD card.
perché ricordatevi che sulla, in realtà sulla motherboard del 500 muletto, attualmente se andate a vedere il video con la Terrible Fire 030, che tra l'altro dovrò continuare adesso che ho la tastiera, fare un video anche di quello, avevo messo il Kickstart 3.1.4. Il file è un Kickstart 3.1, questo perché sulla Amiga 2000, dove poi andremo a mettere questa scheda, ho il Kickstart 3.1. Allora, ma bando alle ciance, voglio farvi vedere che se vado sull'ingresso HDMI c'è il segnale video, ok, e viene fuori il simbolo dell'EMU 68, per cui il PyStorm, cioè il Raspberry, butta fuori il segnale video con la schermata di default d'avvio dell'EMU 68. Quindi in realtà, non essendoci driver video lato Amiga, in questo momento ovviamente l'HDMI rimarrà in questo stato. Ma andiamo a inserire, come vi dicevo, io avevo già questo dischetto Compact Flash Rescue con sul workbench base i file che servono, più Dismaster, più diciamo i file per l'SD card, scusate, le Compact Flash, che in questo caso non servono, e semplicemente questo floppy ho aggiunto la mount list di cutter per la FAT32, che adesso andremo a vedere, e ho fatto una copia dell'utility per partizionare il disco che già c'era. Ho fatto una copia con il driver necessario per gestire la micro SD, che ricordate abbiamo creato un RAW. Ok, perfetto. Come vedete ha già fatto caricamento da floppy del workbench, abbiamo il solito mezzo mega di chip perché sta scheda non è modificata, e il ben 365 mega, tantissimo, di fast RAM Ethernet. Allora, ma andiamo a aprire il dischetto e vedete c'è Dismaster, la mount list che poi andremo a utilizzare, ma in questo caso andiamo a vedere soprattutto nel floppy. Come vedete io ho già creato, ho lasciato l'originale dell'HD HD Install Tools, che è una versione che si può scaricare da Aminet dell'HD Toolbox con qualche utility in più per le Compact Flash, insomma è un po' modificato, e ne ho creato un'altra come PI HD East Tools, così so che è quello per il PyStorm. Andiamo a vedere cosa ho cambiato nell'information. Semplicemente, come vedete anche nel video di Stefano Bricolani, che appunto ricordo lascerò il link in descrizione, in device ho sostituito invece dello SCSI device VRAM trattino SDHC device, che è quello che viene inserito patchando il Keystar con l'EMU 68. Nel Keystar c'è caricato questo device, che noi richiamiamo ovviamente nel tool per l'appartizionamento. Poi c'era commentato Maxlun come 9 nell'altro, e io ho messo Maxlun 0, come fa vedere Stefano. Ok, quindi ho fatto questa modifica, infatti se andate a vedere quello originale era... Ok, come vedete c'è... Ah sì, guardate che io l'ho modificato, guardate, ho trovato un errore, perché questa tastiera okay, SCSI device, mi sono accorto adesso. Ok, SCSI device, Maxlun 9, ma è commentato, credo che era per le Compact Flash, per non far fare la scansione agli altri dischi.
ma andiamo ad aprire l'HD Install Toolbox con il device e come vedete riconosce queste due manufacturers bio Pison, vabbè, e ci sono due diciamo due dischi, due partizioni, no, neanche partizioni, due dischi riconosce. In realtà il primo non va toccato, bisogna fare quello col barra 1, il secondo setup drive, ok, già lui riconosce tutti i parametri in automatico, use, possiamo fare un save changes, ok, e si riavvia. Adesso a sto punto dovremo fa il boot l'automatico, ok, ho anche TS GUI per gli ADF. Allora andiamo ancora a riavviarlo. Ok, a questo punto andiamo su Partition Drive, riconosce un 11,8 GB, facciamo Add Partition, a questo punto con Edit Partition andiamo a dirgli, e vabbè, qui si può scegliere il file system, io lascio il fast file system, per il momento size, andiamo a ridimensionarlo, e facciamo circa un 3 giga, ecco, per il sistema, ecco, io lascerei anche buttabile, la priorità non so, lo modificherò poi quando lo metto sull'Amiga 2000. Andiamo a fare use, ok, andiamo a salvarci. Ah, ok. Ah no, scusate. No, io qua cancellerei. Ho sbagliato, scusate. Dovevo partizionare l'altro disco. Speriamo da non aver fatto danni, ma non me l'ha fatto salvare, quindi scusate dell'errore. Però fortunatamente non dovrei aver fatto guai, perché non me l'ha fatto salvare. Ok, andiamo qua. Qui. Ok. Adesso teoricamente col riavvio dovrebbe aver... dovrebbe apparire il disco... la partizione del disco di sistema. Ecco fatto, infatti DH0 nodos. A questo punto andiamo a fare un bel format disk, quick format ovviamente, ma non so, chiamiamolo micro SD SIS quick format, ok. Perché? Perfetto, microSD SIS, che so che è il sistema sulla microSD, e abbiamo un bel 3,7 GB liberi. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a copiarci dentro, ma proprio semplicemente, guardate, ci andiamo con il Diskmaster
accoppiare dentro tutto quello che ho sul dischetto senza stare a fare l'installazione del workbench. Adesso per fare una prova veloce facciamo così, df0, ok, all, andiamo da questo lato su dh0, perfetto, e andiamo a copiare tutti i file che ci sono in df0 su dh0. Poi riavvieremo e vediamo se viene caricato il workbench correttamente. Diciamo, dopo, se funziona, dopo questa operazione, tranquillamente nella prossima puntata, nel prossimo video, andrò a installare il tutto, il Play Store con Raspberry sull'Amiga 2000, e andremo a vedere se funziona veramente al posto del 68.000 che c'è adesso. Là avremo, vi farò vedere, il doppio boot o la scheda acceleratrice 030 o il 68.000 che verrà sostituito dal Play Store. Ma credo che nessuno l'abbia mai sperimentato con l'acceleratrice, quindi potrebbe anche non funzionare. In linea teorica non dovrebbe aver problemi di funzionamento, perché alla fine della fiera Play Store emula come hardware un vero e proprio 68.000. Però tutto è possibile. Ok, chiudiamo. A sto punto estraggo il dischetto e andiamo a spegnere e riaccendere. Ok, adesso così vedremo anche che velocità di boot. Velocissimo, avete sentito, dopo il click del floppy è partito subito, quindi veramente molto veloce. Ecco qua, la memoria c'è e c'è il nostro disco. Semplicemente con l'Amiga si può fare queste operazioni, semplicemente copiando il sistema senza grossi problemi si ha lo stesso risultato, molto semplicemente, appunto. A questo punto io farei un bel, una bella sistemazione un attimo dei file. Va bene, poi diciamo, vediamo quando siamo giù con l'Amiga 2000 cosa mettere su sta partizione di utile per ripristini, backup, robe del genere. Lo userei per questo io. Ok, a questo punto ci manca solo da vedere una cosa. Allora, innanzitutto farei prima di tutto un passettino avanti mettendo una cosa. Molto utile il sysinfo, andiamo a vederlo subito. Come vedete riconosce lo 040 con l'FPU. Andiamo a fare un test di velocità. Perfetto, 872 MIPS e 818 MFLOPS, 1579 volte più veloce di un'Amiga 600 e 45 volte più veloce di un'Amiga 4000 con 04025. Veramente una scheggia. Ci propone il commento Virtual Amiga, punto di domanda, perché la versione 4.4 di Sysinfo supporta appunto anche questi Amiga nuovi non emulati. Però allora, io per il momento non copierei nient'altro, poi vedremo. Poi vedremo. Era tanto per fare il test. Voglio farvi vedere, ad esempio, per trasferire dei file lato Amiga con la mount FAT di Cutter. Come vedete, la sinistra, cliccando sopra, ha montato la FAT 32. Allora, questo perché in L innanzitutto serve come al solito
Ecco, come vedete qui si vedono a parte tutti i file di EBU68, non andate a toccarli. Nella cartella che ho creato shared, ecco c'è il file 95, ma io ce l'avevo già sul dischetto. GrabKick, un po' di utility, sopra il Kickstar che è quello che ho utilizzato. Già, l'LHA eventualmente, punto run, andremo a copiarci, e il Montfat. Picasso 96 sono i driver, ecco. Per cui da questo lato, se volessimo dopo trasferire dei file, basta prendere la micro SD, metterla in un adattatore del PC, trasferire i file e dal lato Amiga, reinserendola nel Play Store, montare la partizione FAT e copiarsi i file. Ma possiamo anche farlo, ad esempio, andiamo a cosa utile lh.run, anche se forse io ce l'ho già qua, però ok, andiamo a fare show files, trascidiamo lh.run. E a sto punto io la rinominerei in LH. Ah, esiste già. Vabbè, lasciamolo così. C'è già un LH su sto dischetto. Lasciamolo così. Vabbè, era tanto per fare un esempio. Va bene, per il momento è tutto. Come dicevo, la prossima puntata andremo semplicemente a vedere come funziona sull'Amiga 2000, se funziona. Vi saluto, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, mettete un like, mi fa sempre molto piacere. Se apprezzate con un bel like, condividete i miei video sempre e iscrivetevi al canale, siete di passaggio, di modo che posso crescere e mi dà sempre più incentivo a fare altri video, ecco. Per noi piccoli youtuber, vedersi apprezzati con delle iscrizioni, dei like, è quello, non chiediamo altro, ecco appunto. Arrivederci e alla prossima.